Ciao a tutti, che palle. Sapete la cosa più brutta di tutto? Quando registro un video parlo un casino e poi si stoppa, non te l'ha registrato. No, mi devo credere di tutto. Allora, sono appena tornato, portato alle Mu da Jacksonville a Tifton in Georgia. Andare e tornare 500 km, voi direte. Oh, beh, io con la mia bamboccia metto 2 ore. Ma io ci ho messo 5 ore. Perché andavo nei limiti, no? Magari 5 miglia in più. Perché così si va piano qua, eh. Cioè, c'è sempre qualcuno che ti supera, eh. Cioè, a me mi hanno superato in un sacco. Ma non è che ti superano sfracciando a 30 km all'ora in più. Ti superano pienissimo. Oppure a volte superano i camion. C'era uno, sarà stato 5 minuti a superare un camion. Proprio perché lui usa il cruise control come lo uso io. Magari un miglio all'ora in più del camion. E roba a pianismo. Così, no? Però la gente non va forte, perché c'è la polizia. Io avrò visto almeno una quindicina di macchine della polizia. Perché poi i poliziotti, non è che... I poliziotti sì, stanno lì, radar, ne avevo visto un sacco. Ce n'era anche una in incognito, perché si riconoscono subito. Sono macchine bianche, di solito sono Ford, Crown, Victoria oppure Chevrolet. E questa era una Chevrolet, era lo stesso tipo, solito poliziotto, e aveva un monitor dentro, quindi era un poliziotto, no? Poi dopo la polizia non è che... Cioè, qualsiasi cosa, tipo fare le strade, mettere le luci, c'è uno scavo da fare, c'è sempre una macchina della polizia lì. Che lui con lampeggianti, ok, segnala, però c'è sempre, sempre. Infatti, la Mo, no, che è andata via, abbiamo guardato sui film Halloween, no? Sì, bello così, ma a me non piacciono quei film tipo impossibili. Cioè, che hanno quelle cazzatine un po' strane che dici, vabbè, te sei concentrato con la storia, no? Però dici, eh sì, vabbè, allora è impossibile. No, del tipo... Qua magari fai un incidente e 3 macchine alla polizia, no? Minimo. La uccidevano, arriva uno giusto. Allora, innanzitutto la polizia non ti dà corda, è uno scherzo, già non arriva. Ma che la polizia basta che fai il 911, poi per sbagliare il numero metti giù, viene a casa. Questo è sicuro che l'ha fatto un mio amico, no? Là invece si uccidevano. Era scappato quello lì dal carcere, dal non c'era un posto di blocco, non c'era niente, no? Si uccidevano, non c'era nessuna macchina di polizia, una stronzata. Insomma, come si dice, come ha detto Linus, un filmetto, dai. Allora, al ritorno, niente, allora ci ho messo 5 ore, ci ho messo 6 ore, ma ci siamo fermati un po', così, 5 ore. Poi al ritorno, all'andata no, perché la mu tutta fissata, pipi, questo no, quello no. E invece al ritorno mi sono sparato per 2 ore tutte le puntate di Radio DJ, DJ Chiama Italia, che le ho scaricate tutte le ultime e non le avevo ancora sentite. Allora c'era sì una storia che diceva americana, dei pantaloni a vita bassa, no? Infatti qua... Cioè, adesso vi faccio la prova, attenzione, non mi flaggate offensive, no? In YouTube. Allora, questa è una persona. Aspetta. Ecco, così è normale, no? Uomo bianco, così. E invece i neri, soprattutto qualche rapper, così vanno in giro. E poi sono sempre lì con la mano così, perché gli vanno giù i pantaloni. Allora vanno giro così. Adesso non so, lì Linus diceva sì, ci sono anche in Italia, magari vedi fuori la scritta Dolce Gabbani, boxer. Ma qua non è che vedi poco, vedi così. Tac, fanno così. Poi sono sempre lì così. E poi sono sempre che si tirano sui pantaloni, perché gli vanno giù. Allora Linus, non so se avete sentito la puntata, ha detto che sta moda è stata inventata perché quando arrestavano le persone, tutti insomma li arrestano, soprattutto quelli di colore, no? Gli tolgono la cintura di pantaloni, allora i pantaloni andavano giù. Ma a me mi sembra già una stronzata sta notizia, perché non ti mettono la tuta arancione, c'hanno tutte le tute. Non è che quando vai in carcere ti tolgono la cintura e ti lasciano tutto, no? Ti tolgono, anzi, anche in quei Catch a Predator, filmettini che guardo,
Cioè, dopo due giorni, quando vai davanti al giudice, mica c'hai i tuoi pantaloni, c'hai la tutona arancione già. Oppure anche rigata. Rigata molto bella. Poi niente, no? Però ad Atlanta allora c'è stato un sindaco, non lo so, un governatore, che ha detto basta, fate schifo. E la cosa importante è che era di colore pure lui, perché se lo faceva un bianco succedeva il finimondo, razzisti, perché loro, quelli di colore sono sempre contro, cioè te non è che gli puoi dire una cosa, perché loro non pensano, è sbagliato, no, dico razzista, ecco, è il classico, no? Ad esempio, vi faccio un esempio, dove lavoro, no? A parte il fatto che se voi vi sentite discriminati al lavoro, che magari vi licenziano, vi fanno battute, potete fare ricorso, potete chiedere i danni, potete fare un sacco di cose, perché c'è una legge che il datore di lavoro non può discriminarvi per sesso, colore, razza o pedigree. Allora niente, no? Cioè, questo è perché secondo me moltissimi neri pensano, cioè un po' sì c'è razzismo, però fanno le vittime sempre, no? Qualsiasi cosa, tipo non ce lavoro, perché sono nero, te pareva. Allora, senti sta storia, no? Se andate in un sito che non ho fatto io, mi fa anche un po' cagare perché lentissimo, flash a go-go, no? professorwoodpecker.com. Alla fine andate nello store, c'è un video, l'ultimo DVD, c'è un video cagata che ha fatto questo qua che li vuole vendere, Professor Woodpecker, una specie di cartone animato, no? E c'è una scena che c'è una scimmia, un gorilla e ci sono tre bambini, no? Ovviamente è andato, perché doveva vendere sta cosa, è andato da uno che era di colore, ecco, perché questo scimmia di colore? Perché è nera? Subito vittima, ha detto questa è una cosa razzista, il solito stereotipo. E quel cliente, cioè non è che ha messo una scimmia e tre bianchi, ha messo una scimmia, ha messo un bambino cinese, un bambino un po' di colore, sono dei cartoni, non è che si vede bene, e ha messo uno bianco, e l'ha fatta apposta, giusto? No, loro, scimmia, scimmia, se è scimmia, poi la voce un po' grossa, stereotipo, bla bla bla. Fate un gran casino, vedi, perché così, pensano subito che noi bianchi siamo razzisti. Non è vero, noi bianchi non siamo razzisti, noi bianchi siamo giusti, però noi bianchi siamo più belli. Colpa mia. Basta, avrei altre cose da dirvi su questo argomento, ma non voglio che il video mi si stoppi di nuovo come ha fatto prima. Allora vi saluto, ciao!